Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti in un nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Lo sentite il friccicorio della partita di questa sera? Io sì, già da questa mattina quando mi sono svegliato ho iniziato a sentire dentro nelle mie budella rossonere quella roba lì delle partite internazionali. Ovviamente tutti noi avremmo voluto continuare il nostro cammino in Champions League, vabbè, per motivi che abbiamo, di la quale abbiamo già discusso, bla 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 bla. Non è così, ma ci si presenta di fronte a noi ancora una bellissima occasione, che è quella di continuare il nostro percorso sempre in Europa, ma ovviamente nell'Europa League. Ho visto che me l'avete chiesto in tanti. Lollo, ci credi? Andiamo avanti, non andiamo avanti. Raga, andiamo a fare i passettini. I passettini belli, quelli con calma. Iniziamo questa sera a fare la partita d'andata. Speriamo che la partita d'andata vada bene. Adesso guardiamo tutta formazione, chi c'è, chi non c'è, il turnover, non turnover. Adesso guardiamo tutto quanto concerne per la partita di questa sera. Ma guardando a lungo termine rimango della mia idea, ragazzi. Facciamo i passettini belli tranquilli, iniziamo a fare la partita di questa sera. Speriamo, invochiamo il sanculino e speriamo che questa sera vada bene. Dopo la partita di questa sera penseremo alla partita di ritorno. E se passiamo il turno, perché ovviamente utilizzo sempre condizionale, se passiamo il turno poi inizieremo a pensare a quelli che potrebbero essere gli sviluppi futuri della nostra stagione in Europa League. Allora, prima di andare avanti ragazzi, volevo leggervi una cosa. Da dove arriva questo ragionamento? Arriva dal fatto, ieri l'avete visto, per chi non l'avesse visto, ieri Lazio, ieri ha vinto la sua partita contro il Bayern, e tra tutte le prestazioni dei giocatori della Lazio ho visto una grande, grande prestazione del nostro ex capitano Alessio Romagnoli. Ma non tanto, non sono qua per parlarvi delle prestazioni di Alessio, che comunque ha fatto una buona partita, ripeto, buon per lui. Sono qua più che altro per darvi un dato che ho trovato questa mattina su X, che dice Kane, un solo gol in 12 partite contro le italiane. Se l'uragano Kane, nei campionati dove sta giocando, dove ha giocato, quindi in Premier, e dove sta giocando in questo momento in Bundesliga, va quasi al ritmo di 1-2 gol a partita, quando incontra le italiane la musica diventa completamente diversa, perché nelle ultime 12 partite Kane, quando ha affrontato le arcigne e preparate difese italiane, è sempre andata male. Il giocatore ha fatto un solo gol nelle 12 partite. Questo è un dato, ragazzi, che non può essere trascurato. Cioè, quando parliamo della nostra bistrattata Serie A, c'è sempre una cosa che viene detta da tutti i giocatori che approdano alla Serie A, e cioè che per il modo di giocare, per l'approccio, per la difficoltà tattica, le difficoltà tattiche e per come sono strutturate le squadre nella Serie A, si fa sempre una fatica incredibile a fare gol. Quindi è una cosa che mi ha fatto ragionare, cioè una cosa che mi ha fatto pensare, se anche poi, perché sapete comunque 12 partite, sapete, 3 partite può anche essere un caso, 4 partite, vabbè, potrebbe anche essere un caso, ma in questo caso in cui parliamo di 12 partite in cui uno degli attaccanti più forti del mondo, al netto che comunque Kane lo vorrei domani mattina al Milan, ok, cioè non fraintendete le mie parole, non sto assolutamente minimizzando un grandissimo giocatore come Kane, però questo è un dato che ti fa riflettere, è un dato che comunque ti fa pensare. 12 partite, un solo gol per uno degli attaccanti più forti del mondo contro le squadre italiane. Insomma, ce lo ricordiamo, no? Anche noi l'anno scorso, quando abbiamo giocato contro il Tottenham, in cui il nostro Malik Chao ha letteralmente devastato i difensori del Tottenham. È una cosa che ti fa pensare, ragazzi, è una cosa che ti fa pensare. Tante volte noi sottovalutiamo la Serie A, la difficoltà tattica e tecnica della Serie A, soprattutto in fase difensiva, ma questi numeri comunque confermano questa tesi. E ripeto, giusto per evitare qualsiasi tipo di problema, al netto di tutto, io Kane di fianco a Olivier Giroud, per farmi un giorno gioco con Kane e un giorno gioco con Olivier Giroud, magari me lo prenderei
domani mattina. Ovviamente stiamo parlando di fantamercato, perché Kane si piglia 30 milioni, una botto di piccioli prende Kane, sia di stipendio che di valore del cartellino che abbiamo guardato l'altra volta, vi ricordate, superiore ai 120 milioni di euro. Insomma, una roba del genere. Allora ragazzi, prima di andare avanti, pollice in su questo video per portare fortuna alla AC Milan per la partita di questa sera. Adesso guardiamo tutto ciò che, come dicevo prima, tutto ciò che concerne la partita. Pollice in su per portare fortuna al Milan. Iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Dai ragazzi, ricordo sempre che il 70% di voi che guardano i miei video tutti i giorni, 3, 4, 5, 7 mila visualizzazioni ogni giorno ai miei video, il 70% non è iscritto al canale. Cosa vi costa, raga? Non vi costa assolutamente nulla. E vi ricordo che nel primo commento qua sotto trovate il mio secondo canale, lì invece stiamo letteralmente volando, abbiamo superato le 30.000 visualizzazioni nell'ultimo video che ho pubblicato settimana scorsa, e oggi, finito questo video, inizio a montare il video quello per il secondo canale. Vi piacerà un sacco, vi dico solo una parola magica: Marvel. Basta, non vi dico più niente. Dai ragazzi, andiamo in sigla che poi iniziamo a parlare di tutto il resto. 1, 2, 3, sigla. Partiamo da una cosa che ho letto sulla Gazzetta. Allora, questa mattina, mentre stavo bevendo il caffè con i miei amici, i miei amici al bar, alle ore 10, mi imbatto in questo articolo della Gazzetta che vi voglio leggere. Ve lo leggo, poi facciamo un ragionamento. Milan, tanti rimpianti. Diaz, Charles de Ketelare, Paquetà, Ciala e Kessié. La Gazzetta dello Sport in edicola riporta quelli che sarebbero i rimpianti per il Milan. Per i rossoneri sono stati giorni strani. Dal mistero CDK svelato a Brahim Diaz decisivo con il Lipsia con un gran gol. E poi la storia degli svincolati. Çalhanoğlu passato all'Inter e oggi trascinatore della squadra, candidata al titolo di Serie A, che sì passato al Barcellona. Oggi il Milan senza le cessioni magari giocherebbe con che sì Çalhanoğlu e Paquetà in mezzo al campo. Il brasiliano che all'epoca che era finito nel mirino del Manchester City è un giocatore importante per il West Ham. Sempre riguardo i primi due, per Diaz c'era un diritto di riscatto a 22 milioni con contro riscatto delle Real. Il Milan ha preferito risparmiare la cifra per destinarla verso altri giocatori. Potrà consolarsi l'estate prossima con i 22 milioni più bonus che riceverà invece dall'Atalanta per l'ormai definitivo e pare sicuro acquisto di Charles de Ketelare. Allora, dividiamoli un attimo. Come sempre, a noi su questo canale piace leggere le notizie, ma piace dare anche un'opinione, soprattutto voi nei commenti. Sono sempre curioso. Prendiamo i giocatori di per sé. Diaz, come vi ho detto ieri, Lollo, Diaz sta facendo benissimo al Real Madrid. Al Milan invece sembrava, qualcuno l'ha scritto anche nel video di ieri, sembrava scarso al Milan. Non è vero. Cioè, Brahimino, quando era da noi, peste corna su Brahimino. Ora Brahimino va via e sembra diventato Marco Van Basten. Ma il Milan, Brahimino, non aveva fatto male, ragazzi. Che poi il Milan abbia deciso di non riscattare il giocatore a 22 milioni di euro perché noi non giochiamo più con il trequartista, eccetera, eccetera, eccetera. O perlomeno, quando giochiamo con il trequartista, optiamo per un giocatore con delle caratteristiche completamente diverse da Diaz. È un dato di fatto. Quindi il discorso su Diaz mi sembra alquanto un po' campato per aria. Diaz, grandissimo cuore rossonero, che ancora oggi, come dice lui nelle interviste, guardo sempre il risultato che fa il Milan. Buon per lui, gli auguriamo un continuo di stagione, ma non è che mi strappo le vesti per il fatto che non sia stato riscattato, perché noi, non per lui, per minimizzare lui, ma perché noi in quella posizione di campo, noi oggi giochiamo con un giocatore che è Ruben Loftus-Cheek, che è fortissimo e dà caratteristiche fisico-tecniche completamente diverse. Charles de Ketelare, raga, anche qua è inutile che entri ancora nel discorso di Charles de Ketelare, che già l'abbiamo pompato alla dismisura questo discorso. Charles al Milan aveva una condizione di gioco, di ambiente, di pressione, di maglia del Milan, di 80.000 persone, che probabilmente, per quelle che sono le sue caratteristiche, o forse per quello che era il suo periodo di maturità quando era al Milan, non siamo riusciti a massimizzare quelle che... non è riuscito lui a dare quello che poi starebbe dando all'Atalanta, perché poi anche lì bisogna vedere poi a fine stagione, anche se oggi i numeri comunque gli danno ragione. Stesso discorso ve lo faccio per Paquetà, per Lucas. Ragazzi, non mi venite a dire che Lucas Paquetà, quando era al Milan,
che adesso non è che Paquetà adesso sta facendo Ronaldinho, cioè dobbiamo essere anche qua chiari, al netto ovviamente tutto massimo rispetto per la Gazzetta, però se me lo metti così sembra che adesso Paquetà stia diventando o sia diventato un giocatore candidato al Pallone d'Oro. No, Charles Paquetà sta facendo delle buone stagioni nelle squadre in cui è andato a giocare post esperienza del Milan, ma quando era al Milan era un giocatore, al netto che abbiamo capito la storia ci ha consegnato il fatto che è stato Paquetà a chiedere di andare via da Milano perché non si trovava più bene con i compagni, con la squadra, eccetera eccetera eccetera. Quindi questo abbiamo capito della storia di Paquetà. Ripeto, anche per lui, come per gli altri, non è che mi strappo le vesti. Çalhanoğlu, allora, il turco, onestamente ragazzi, ve lo dico proprio onestamente, adesso sta facendo delle belle stagioni all'Inter, sta giocando bene, a me capita spesso di vedere l'Inter giocare e devo dire che sta giocando bene, quindi sotto l'aspetto tecnico-tattico non ho assolutamente nulla da dire. Se oggi vi dicessi, io qua in questo video vi dicessi che Çalhanoğlu sta facendo male perché sta, vi direi una stupidata e non sarei probabilmente corretto neanche nei vostri confronti. Çalhanoğlu, adesso il turco, sta facendo delle buone stagioni all'Inter. Noi ce lo ricordiamo però il percorso che ha fatto Çala. Su questo canale ci ricordiamo come noi per tanto tempo non abbiamo compreso, noi tifosi dico, non abbiamo compreso quello che poteva essere Çalhanoğlu, che poi dopo, ripeto, e qua vale per tutti, va via dal Milan, va all'Inter con esperienza, maturata al Milan, eccetera, 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 diventa il Çalhanoğlu di oggi. Buon per l'Inter che l'ha preso. Io rimango della mia idea, ragazzi, io rimango della mia idea. Il Milan in questo momento, a livello di centrocampisti, ha altri giocatori con altre caratteristiche, ok? Oggi Çalhanoğlu, scusate, ieri Çalhanoğlu, oggi Reinders. I due giocatori, non vi dico che uno è molto più forte dell'altro o l'altro è molto più forte dell'altro ancora, però sono due giocatori che più o meno si equivalgono. Veniamo all'ultimo giocatore e qua invece mi trovo concorde con quello che dice la Gazzetta. La Gazzetta all'interno dell'articolo a un certo punto dice che il Milan, una volta mollato Frank Essie, che poi tra l'altro scusate, Çalhanoğlu, è lui che poi dopo fa una richiesta più alta per il rinnovo di contratto, alza le richieste, alza le commissioni e va a finire all'Inter. Ok, anche quella è una cosa che bisogna prendere in considerazione. Stesso discorso per il rinnovo di Frank Essie, che va a giocare al Barcellona, poi dal Barcellona praticamente non gioca praticamente mai, con le poche volte che gioca non convince il club e va a finire in Arabia Saudita. Quindi qua per quanto riguarda Frank Essie concordo col fatto, e adesso ci arrivo, del fatto che non è stato sostituito, adesso ne parliamo, ma dall'altra parte su Frank Essie parliamo di una situazione completamente diversa, ok? Per quanto riguarda invece il discorso, quello del fatto di non aver sostituito, io credo che oggi il giocatore che più si possa avvicinare alle caratteristiche di Frank Essie oggi, ed è probabilmente il giocatore che giocherà questa sera, è Yunus Musa. Non tanto Ruben Loftus-Cheek, perché Ruben è un giocatore che è un giocatore molto più propenso all'attacco, è un giocatore molto più tecnico di Frank Essie, è un giocatore con caratteristiche diverse. Ecco, forse l'acquisto di Yunus Musa, nelle intenzioni del mister e di chi sta costruendo la squadra, probabilmente il giocatore, il nuovo Frank Essie, potrebbe arrivare da Yunus Musa come caratteristiche. Ragazzi, non sto parlando di valori assoluti e non sto parlando di oggi Yunus Musa vale come il Frank Essie che è andato via dal Milan. Frank Essie va via dal Milan dopo un percorso. Ecco, oggi Yunus Musa, che non è ai livelli di Frank Essie, nel suo percorso al Milan, dopo quanti anni è rimasto Frank? 4 anni, 5 anni? Dopo un percorso del genere potrebbe arrivare a fare quello che faceva Frank Essie, come strapotere fisico, come copertura, come controllo palla, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi nel complesso di questo articolo, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate voi, io, insomma, vabbè. Allora, iniziamo, apriamo il capitolo della partita di questa sera. Poi alla fine vi devo parlare anche di altre cose, ma comunque ci arriviamo. Allora, stasera Pioli farà giocare i migliori, scrive Sport Mediaset. Adli, Okafor e Jovic invece
staranno per la partita di questa sera in panchina, ma dovrebbero partire titolari nella partita contro il Monza, dove tra l'altro, come vi ho raccontato ieri, tornerà anche tra i convocati Chukwueze. Ok? Allora, è una bella indicazione. È una bella indicazione, ragazzi. Cioè, il fatto che Mister Pioli scelga, Mister Pioli e staff, scelgano di giocare la partita di questa sera con tutti i titolari e poi eventualmente i cambi farli in campionato, ci fa capire, come detto appunto in conferenza stampa anche ieri, che il Milan su questa coppa ci punta parecchio. Perché, come abbiamo visto in passato, altre squadre di Serie A che magari si trovavano in zone della classifica un po' incasinate, ecco, lì magari facevano delle scelte diverse. Noi che oggi ci troviamo, tra l'altro ha vinto il Bologna ieri, quindi se non ricordo male siamo a 9-10 punti dalla quinta, ok? Ci troviamo in una posizione di campionato dove ci siamo creati, con questi punti di vantaggio, un cuscinetto di 3-4 partite di vantaggio rispetto alla quinta. La scelta di puntare forte per queste partite in Europa League e magari giocare con le seconde linee contro il Monza potrebbe avere senso. Ovviamente, ricordando sempre che il Rennes questa sera è una partita difficile, adesso ci arriviamo. E il Monza, a Monza al Brianteo domenica, raga, è un'altra partita difficile, perché io il Monza lo vedo spesso, sapete, la mia seconda squadra. Allora, guardando solamente l'aspetto economico, la Gazzetta dello Sport dice che ci sono praticamente questi 35 milioni pur se per percorso. Allora, eccolo qua. La stagione 22-23, culminata con la semifinale, ha valso al Milan circa 85 milioni di euro. Però invece questa qua, praticamente quella in Europa League, il botteghino sarebbe molto più discreto se dovessimo andare avanti, perché si tratterebbe di circa 35 milioni di euro. Il calcolo a grandi spanne è presto fatto: 15 milioni dalla UEFA come bonus risultati in caso addirittura di arrivo fino alla finale, altri 7-8 dal ranking storico e market pool e altri 11-12 in arrivo dai biglietti. Praticamente, raga, anche perché poi dopo ti qualifica anche eventualmente per la Supercoppa Europea, dove appunto anche lì sarebbero altri 3 milioni e mezzo di euro. Quindi vedete quello che vi racconto sempre, che perché è importantissimo, sarebbe stato importantissimo rimanere in Champions League. Perché se tu arrivi in finale di Europa League, però qua devo scindere un attimo con voi. Se mi chiedete, Lollo, il tuo cuore rossonero, io voglio arrivare fino in fondo e la voglio vincere, ok? Anche se è l'Europa League e non è la Champions League. Dall'altra, se guardiamo soltanto l'aspetto economico, sarebbe stato molto più importante rimanere in Champions League e passare un singolo turno o due turni di Champions League, arrivando magari ai quarti, per dirvi, e lì avevi guadagnato più soldi che vincere l'Europa League, per farvi capire la disparità economica che c'è tra le varie competizioni. Poi abbiamo le parole di Marco Simone, che dice: occhio a Kalimuendo e alle loro ripartenze per la partita di questa sera. Poi, prima di leggervi la formazione che scenderà in campo, volevo leggervi quest'altra cosa. Pochi minuti fa è stato intervistato da Milan News il presidente del Milan, Paolo Scaroni, e gli fanno una domanda. Voi sapete che, giusto per aggiornarvi, cosa è successo? Praticamente i club di Serie A si sono trovati per fare questa votazione per ridurre il numero delle squadre e non è passata. Le dichiarazioni invece di Scaroni riguardo a questo tema, e dice: il tema è tutto intorno al numero di partite che giochiamo. Dobbiamo limitare il numero di partite per salvaguardare la salute dei giocatori, che sono anche il nostro patrimonio. Siccome le competizioni internazionali continuano ad aumentare, e l'anno prossimo saranno ancora di più quelle in Champions League, ad adesso c'è la grande novità della UEFA, però anche la Champions League ha aumentato il numero di partite. Alla fine, se facciamo la somma fra coppe nazionali e campionato, giochiamo veramente troppi match. Io personalmente penso che questo sia un percorso ineluttabile. A proposito di Marvel sul secondo canale, avverrà, perché è fatale che avvenga. Non dimentico che poi con le 18 squadre è stato un momento eroico per tutto il campionato italiano. Ragazzi, ovviamente non entro nel merito delle dichiarazioni del presidente Scaroni, però
permettetemi di dire una cosa, quando dice che i club giocano troppe partite, ha completamente ragione. Raga, credo che tutti noi concordiamo su questa cosa. Le partite che oggi i club giocano sono troppe. Poi ti si fanno male i calciatori? E grazie al cavolo, e soprattutto noi ne sappiamo qualcosa. Grazie al cavolo. Cioè, l'abbiamo visto nel periodo in cui li abbiamo persi tutti dopo Napoli, che anche lì, vabbè, raga, poi c'è... Io vi ho detto tante volte, perché ovviamente cosa succede? Che tu dopo tanti anni che ti si ripetono tanti infortuni, non come quelli di quest'anno, però dove ti si ripetono tanti infortuni, ovviamente, come vi ho detto tante volte, non si può più trattare di sfiga, non si tratta più di sfortuna. Vuol dire che magari qualcosa, che probabilmente è stato fatto, bisogna aggiustare, ok? Ma al di là di questo, io poi vado a vedere e guardo che i giocatori ci si sono fatti male ancora una volta nel momento più importante. Nel momento della Champions ci si fanno male i giocatori. Poi dobbiamo perdiamo la difesa. Poi perdiamo questo, arriviamo a quell'altro. Ragazzi, porca vacca. Sempre, tutte le volte, noi, la sfiga, come vi dico sempre, con noi c'ha proprio il mirino. C'ha proprio il mirino che poi, ripeto, per evitare qualsiasi problema, non è sfiga, ok? Diciamo... la situazione per complicarci la vita con noi ha proprio il mirino. C'ha proprio un mirino puntato sullo stemma dell'AC Milan. Vabbè. Allora, formazione di questa sera, ragazzi, perché questa sera alle ore 21 andiamo in campo. La formazione sarà Mike in porta, lo sapevamo. Florenzi sulla destra, lo sapevamo. Kier, gabbia, centrali. Quindi Kier confermato titolare nella partita di questa sera. Teo, ovviamente. Centrocampo, occhio, Reinders, Musa e Loftus-Cheek, quindi Reinders sulla destra probabilmente, Musa sulla sinistra o invertiti, non lo so poi cosa sceglierà il mister, Loftus il passino più avanti, davanti ovviamente Pulisic, Giroud e Leao. Ragazzi, incrociamo tutto l'incrociabile, la prossima volta che mi vedete sarà il video post partita questa sera, speriamo bene, speriamo bene. Un saluto a tutti, ricordatevi like e iscrizione al canale, forza Milan e vada via il Q l'Inter. Ciao!